No, non prendere il mio villager, maledetto! Non prendere il mio villager! È stato colpito! Il mio villager... No! La barca! Ciao a tutti, bei faccini, e bentornati in un nuovo episodio della Vanillin Hardcore del vostro caro Bella Faccia. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la giornata? Bene? Wow! Allora ragazzi, nello scorso video abbiamo imprigionato un villager zombie qua dentro e quindi lo faremo tornare nel mondo dei vivi, perché ora è nel mondo dei morti. Prima era nel mondo dei vivi, poi nel mondo dei morti. Cioè, non lo so, è nato nel mondo dei morti, quindi vabbè, comunque sia, andiamo a prendere subito una pozione di debolezza. Wow, non vedo l'ora di avere un altro villager, perché mi avete dato un sacco di consigli utilissimi, ragazzi, su come ritrasformare, su come rifare nuove mansioni di villager. Quindi, allora, mi devo sbrigare, spero che non despawni, eh. Poi devo portarlo subito via di lì, altrimenti me lo divorano. Allora, vediamo, dovrei avere ancora una pozione di debolezza. Ok, fatemi mettere a posto prima un po' di cosine, perché sono pieno. Allora, subito, pozione di debolezza. Poi mi serve assolutamente dopo una barchettina, perché lo devo portare in salvo, poverino. Mi servirà quel villager? Perché non lo so, mi servono più villager, signor Beltestone. Quindi voglio creare una popolazione di villager. Cioè, ovviamente i villager saranno sottopagati nel mio mondo, io sarò l'unico e solo sovrano. Però mi aiuteranno comunque sia. Forza, andiamo a salvare il villager. Andiamo, andiamo, andiamo. Chissà, sembrava un cuoco comunque sia, eh. All'inizio sembrava un cuoco. Allora, fatemi prendere la barchettina. Spero che non caschi un creeper, altrimenti ciao. Ok, allora la mela. No, 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 non hai capito un bel niente. Ecco, vedete io in che condizioni devo costruire, eh? Ok, KO. Buongiorno. No, vabbè, ragazzi. Ma dai, ma non è giusto. Ma non è giusto. Ma perché? Cioè, l'avevo imprigionato ed è despawnato? Minecraft, ti odio. Cioè, perché? Perché deve despawnare se mi sono mosso di una cinquantina di blocchi neanche? Cioè, io non le capisco certe cose, comunque. Sono veramente arrabbiato. Sono arrabbiatissimo. Allora, comunque sia, off camera metterò tutti i magma block e tutte le rotaie qui. E spero di finire questa benedetta farm, perché non ne posso più. Perché da un sacco che ci vado dietro. Eh sì, Delfino, ho capito che hai fame, però io devo finire di costruire. Comunque sia, in questo episodio volevo rifar tornare normale un villager, però purtroppo è despawnato. Cosa devo dire? È despawnato, Minecraft ci odia. Quindi oggi faremo una fantastica esplorazione, perché mi servono nuovi blocchi, mi servono nuovi materiali, mi servono un sacco di cosine. Calma, mostri, arriverò prima o poi da voi e sarà un incubo per voi. Sono veramente triste. Cioè, pensavo che quel villager non scomparisse, vi dico la verità. Uffa. Bel testone, mi è despawnato. Ok, direi che ci siamo. Forza con l'esplorazione. Da che parte possiamo andare a esplorare? Allora, vediamo. Laggiù dovrebbero esserci coralli. Laggiù un villaggio. Di là un altro villaggio. Laggiù non penso di esserci mai andato proprio. Là, in quella direzione. Quindi via, si parte, forza. Equipaggio Bella Faccia in azione. Dove ci porterà questo viaggio? Spero non alla morte. Spero proprio, eh. Addio casina, ci vediamo dopo. Guardate comunque che bella la mob farm. Cioè, è gigantesca. È la costruzione più grande che io abbia mai fatto, penso. Forse, non lo so. Finché la barcava. La, 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 la. Allora, qua mi sembra comunque sia di esserci passato ogni tanto. Quindi circunnavighiamo tutto. Io penso di non essere mai andato verso il basso, ma a destra. Questa è la zona dove non ci sono animali. Mi ricordo. Dove non c'era niente. Era quella zona? Un alveare. Ho visto un alveare che mi prenderò. Oh cavolo, ci sono delle api. Oh, delle pecore, dei pecorini. Ci sono dei pecorini. Allora, api, io non voglio essere scortese, però mi servirebbe il vostro alveare. Non arrabbiatevi, eh. Non arrabbiatevi. Mi hanno visto? No, non se ne sono neanche rese conto. Perfetto, abbiamo un altro alveare. Fregato alle api. Ce n'è un altro lì. Ce n'è un altro, mi sa. Forse ce n'è un altro. Ci sono altre api. Boh, non lo so. Vabbè. Un sacco di polli. Ciao, pollettini. Perfetto, io devo sempre uscire con la notte, eh? Bravo, Bella Faccia, complimenti. No, vabbè.
Ragazzi, non ci posso credere, c'è un altro villaggio. Ma ci sono mai stato qua? No, vabbè ragazzi, ma io... Cioè, ho tre villaggi vicini? Intanto mi prendo anche questo. Cioè, ho tre villaggi. Questo è il terzo villaggio che trovo. Vicino a casa mia, non ci posso credere. Non ci posso credere. C'è un altro villaggio. Però sempre di notte devo esplorarlo. Allora ti prego, fa che ci sia il cartografo, qualcuno. E non è nemmeno così lontano da casa questo qui. No, ci sono già gli zombie, cavolo. Ci sono già gli zombie. No, 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 zombie. Bravissimo golem, proteggi. Proteggiamo il villaggio. Proteggiamo il villaggio, porca miseria. Ok, bravissimo. Devo mettere un sacco di torce. Questo qui sarà il quartier generale di Bella Faccia. Non ci posso credere, ragazzi, c'è un altro villaggio abbiamo trovato. Ma io che fortuna ho? Ma io sono troppo fortunato. Ok, dovremmo essere al sicuro, tranne da questi maledetti scheletracci. Dai, fatti sotto. Fatti sotto. Fatti sotto, hai paura? Guardate che bel porticciolo. Oppure, no, non ci sono mai passato qua. Qua, no zombie. Lascia stare i villager, lasciali stare. Bello quest'albero. Devo illuminare di più. Devo illuminare di più perché spawnano questi maledetti. Un gatto! Ho sentito un gatto. Ok, siamo riusciti a proteggere il villaggio, ragazzi. Già due alveari, mamma mia. Ma quante robe ho? Qua sopra un'altra casa. Non preoccupatevi, vi proteggo io. Qua dentro c'è qualcuno? No. Salvate i piccoli prima. Ok, dovrei aver protetto tutto il villaggio. Oh, un creeper, un creeper. Ho sentito un creeper. È là. Porca miseria, che paura. Porca miseria. Allora, vediamo. Qua c'è una cassa. C'è qualcosa di interessante qua dentro, villager. Ok, delle mele, delle patate. Vabbè, queste cose ve le lascio, che fanno abbastanza schifo. Ok, poi qualcos'altro? C'è qualcun altro? Allora, forse ho capito perché quel villager non ha cambiato mansione. Tu vuoi dormire qua, però è occupato questo letto. Forse ho capito perché il mio villager bel testone non ha cambiato dottrina, diciamo. Perché ormai è già diventato, ha già studiato, quindi non può fare un'altra scuola. No, ragnazzo. Beccati. Sta indietro. Porca miseria. Ma è gigante questo villaggio. Se poi guardate questa casa in mezzo alle nuvole. C'è una cassa qui. Questo me lo prendo. Questo me lo prendo. Mamma mia, quanto ci vuole. Questo qui serve per la netherite, eh? Netherite! Banco da forgiatura, perfetto. Vediamo, vediamo. Ci sono altre cose da prendere? C'è immenso questo villaggio, ragazzi. Di qua? Quanta roba c'è? Una stalla. Bella questa stalla. Allora, il fieno me lo prendo, che mi torna sempre utile. Grazie, Minecraft. Ok, qui l'acqua per abbeverare i cavalli. Ma i cavalli qui purtroppo non ci sono. Qui la casa dei tre porcellini, salve. C'è nessuno, un altro alveare. È un creeperaccio. Becca di questo. E becca di questa. No! Bravo creeper, sei soddisfatto? Ok, questa è la casa del... del tagliapietre, perfetto. Sapete cosa? Io mi prendo un altro alveare. Ma mi dovete rompere sempre le scatole a me? Cioè, fatemi capire. Sempre le scatole a me. Ok. Tre alveari? Ne abbiamo tre. Non so che cosa ci farò con tutti questi alveari, ma qualcosa mi faccio. Oh, ho sentito qualcosa. Ho sentito qualcosa. Beccati questo scheletraccio. Cioè, guardate sta casa come è messa. Sono proprio l'eroe del villaggio. Sono l'eroe del villaggio. Allora, qua c'è qualcosa che non ho, non penso. Qua devo illuminare un pochettino. Qui c'è un altro maledetto scheletro. Ma perché vi hanno inventati? Io vi odio scheletri, vi giuro. Vedo delle librerie lì dentro. Intanto mi prendo tutto questo grano. Cioè, lo so ragazzi, il villaggio non lo sto salvando, lo sto depredando. Però non lo so, ho veramente tantissima fortuna perché già il terzo villaggio vicino a casa mia. Permesso. Cosa abbiamo qui? Musica per le mie orecchie. Cioè, musica, volevo dire. Avete capito? Oh mio Dio. Ma ci prendiamo tutto. Allora, questo dovrei prenderlo con un'accetta. Perfetto, abbiamo anche il lezio. Ok, qui invece con tocco di velluto prendo le librerie. Tutte mie librerie. Venite, venite tutte qua. Ok, abbiamo fatto jackpot, ragazzi. Abbiamo fatto jackpot. Allora, questa è ovviamente la mia ricompensa per difendere il villaggio. Qualcosina mi dovete pur dare, villager, no? Di qua che cosa c'è? Un letto? Due letti? Qua sopra? C'è qualcuno? Quanti letti?
Ok, pane. Sì, diciamo che non avete tantissime cose interessanti, eh? I letti ve li lascio, dai, tanto non mi servono. Cioè, villager dove sono? Non ci sono villager in questo villaggio. Ci sono un sacco di case, ma villager non se ne vedono. Devo difendere il villaggio da questi maledetti mostri. Ok, qua dentro. Ok, c'è quello lì che vuole dormire al posto di quello. Qui? Non ci ho guardato. Qua ci ho guardato? Sì. Al porto. In quella casa no. No, c'è un porcellino. C'è un porcellino imprigionato. Poverino. Ma qui come faccio ad entrare? Scusate, io dovrei pure... Oh, questo qua? Questo qua è metà verde, metà... Vabbè, è un po' strano, eh. Vorrei portare un altro villager a casa. Dopo ci provo. Qua dentro, salve. Dormite sempre. Qui un sacco, ma un sacco di grano. Mio Dio, me lo prendo tutto. Ma ragazzi, ma sto grano è un sacco. Ma è tantissimo tutto sto grano. Bella faccia, è l'eroe del villaggio, la la la. I villager mi odieranno, ragazzi. I villager saranno super arrabbiati con me. Gli ho preso tutto. Allora, facciamo così. Adesso torniamo a casa. Però per ricompensa, visto che sono stato bravissimo, mi porto un villager a casa per farmi perdonare. Così gli farò una casina, lo tratterò bene. Allora, la barca ce l'abbiamo già. Voglio questo qua, che mi piace. Tutto verde. Mi piace, cioè, tutto verde e un pochettino marrone, quindi... Entra dentro! Ecco. Adesso devo un attimo rompere la tua casa, però non mi odiare. Vai, torniamocene a casa. Di qua si passa? Ok, perfetto. Via! Verso l'infinito! E oltre, mio caro villager! Addio, villaggio! Ci vediamo prossimamente... No, non prendere il mio villager, maledetto! Non prendere il mio villager! È stato colpito! Il mio villager... No! La barca! La barca, porca miseria! No, 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 villager, torna qua, torna qua, torna qua, dove vai? Non puoi sopravvivere da solo, non puoi sopravvivere da solo, entra qui dentro, no, maledetti mostri, fuori dalle scatole, no, no, il mio villager, ragazzi, il mio villager, beccati questo, devo salvare la vita al mio villager, oh mio Dio, oh mamma mia, non puoi morire, villager, resisti. Resisti, villager, ti difendo io. Oh, cavolo. Ok, ok, ok. Ok, andiamocene. Andiamocene via. Andiamo, forza, forza, forza. Via, 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 via. Prima che arrivano i ragni. Prima che arrivano i ragni, porca miseria. Oh mio Dio, il mio villager è stato ferito. Ma non è morto. Il mio villager è stato ferito, ma non è morto. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo salvato un altro povero villager da un villaggio di pazzi. Però, dov'è casa mia? Da dove ero arrivato? Da di là. Ero arrivato da di là. Spero che il mare si congiunga, altrimenti sono messo male. Cavolo, ragazzi, non so se riesco a raggiungere l'acqua. Come faccio a portarlo io dopo? Ok, vedo dell'acqua. Dai che forse ci riusciamo. Dai, villager, che ti ho salvato la vita. Non storgere la testa. Non essere arrabbiato con me. Ti porto da bel testone, ti piacerà. È un villager di un altro villaggio, però sono sicuro che andrete d'accordo insieme, eh. Ok, allora, da qui non si passa, cavolo. Cavolo, devo vedere. Qui c'è dell'acqua. Sì, devo riuscire a fare... Oh mio Dio, devo riuscire a fare una breccia nel muro. Non ti preoccupare, villager. Ti salverò la vita. A costo di bucare un'intera montagna, guarda. Tutta per te. Perché so che tu hai una testa enorme e non ci passi, eh. Quella testa da villager. Sto facendo un ponte. Un ponte sotterraneo. Dai, ci dobbiamo essere. Sì? Sì che ci siamo. Vai. Terra! Vedo acqua! Sì, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ok. Ok, perfetto. Guarda, villager, cosa ho fatto tutto per te. Solo per te e per il tuo testone, eh. Dai, vieni. Vieni, ce la dobbiamo fare. Ok, di qua passiamo. Eccoci! Mamma mia. Ok, ho fatto anche un passaggio che mi servirà per portare magari tutti i villager nel mio villaggio. Ok, ti prego. Fa che adesso mi congiungo al mare. Sì! Sì, bella faccia, grandissimo! Sì, ragazzi! Non ci posso credere, abbiamo trovato anche un altro villaggio! Ma ho troppa fortuna. Io ho troppa fortuna. E poi questo penso che sia il più vicino a casa mia. Cioè, io ho tre villaggi vicino a casa mia, ma vi rendete conto? Eccoci, siamo arrivati! Ok, ragazzi, perfetto, per oggi è tutto. Abbiamo trovato un villaggio, lo abbiamo salvato e abbiamo preso un villager, che sembra un villager ricoperto di alghe. Io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo. Dal vostro bella faccia è tutto. Ciao!